Dal Vangelo secondo Giovanni. Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Quindi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la prese in casa sua. Dopo ciò, sapendo Gesù che già tutto era compiuto, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era là un vaso pieno di aceto. Fissata dunque una spugna imbevuta di aceto a un ramo di issopo, glielo accostarono alla bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. I giudei, siccome era giorno di preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato, quel giorno di sabato era infatti solenne, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e venissero rimossi. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e dell'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di lancia gli trafisse il fianco e ne uscì subito sangue ed acqua. Un caro saluto da parte di Don Maurizio Prandi, parroco nella zona pastorale di San Salvatore. Celebriamo la memoria di Maria, Madre della Chiesa. È una festa che è stata istituita da Papa Francesco dal 2018, che si celebra questa memoria. E la parola di Dio che ascoltiamo è, come al solito, molto bella. Una prima lettura che parla della crisi dopo il peccato originale, un brano di Vangelo che parla di donne e di un discepolo che rimangono, nonostante tutto, sotto la croce di Gesù. Ma andiamo con ordine. La prima lettura è il racconto di una lontananza. Dio cerca Adamo, Dio cerca la sua creatura e non la trova. Mi sono nascosto, ho avuto paura. Questa è la risposta di Adamo alla domanda di Dio: dove sei? Da una parte l'uomo, Adamo, che si nasconde, e tutto quello che prima era stato un dono importante, un dono bellissimo, un aiuto, ma no, molto più che un aiuto, ha gridato Adamo: lei è me, è osso delle mie ossa, carne della mia carne, è il dono più grande che mi potessi fare. Ecco, dopo il peccato originale, quasi l'uomo incolpa Dio: la donna che tu mi hai posto accanto, è quasi responsabilità sua, quasi colpa sua. D'altra parte, la prima lettura ci racconta della donna, di Eva, che si espone in tutta la sua fragilità, in tutta la sua debolezza, e dice: sono stata fragile, debole, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato del frutto dell'albero. Ecco, tutta questa vicenda poi muove Dio non alla condanna, ma alla misericordia e alla compassione, perché certo c'è la cacciata dal paradiso terrestre, però c'è la responsabilità di costruire un mondo, c'è la responsabilità di dare alla luce dei figli. Allora Dio è comunque mosso a compassione ed è comunque mosso a misericordia. Inizia così la storia della salvezza. E poi il brano di Vangelo, questo brano di Vangelo bellissimo che risuona in tante chiese nel giorno anche di Maria addolorata. Ecco, sotto la croce di Gesù, le donne, la capacità di stare, ma anche il discepolo amato che, siamo ognuno di noi, Io credo che sia questo, il discepolo che Gesù amava. Ogni uomo, ogni donna, ogni creatura è un amato da Dio. Quindi la capacità anche per ognuno di noi di sostare, a volte purtroppo, nella fatica e nel dolore, ma il saper stare lì. Maria viene chiamata donna, come a Cana. Nel Vangelo di Giovanni appare due volte, parla una volta soltanto,
Lei è la donna che a Cana si è accorta e lì il mistero del miracolo, segno nel Vangelo di Giovanni, del vino migliore lasciato per l'ultima ora, per la fine della festa. Ecco, per l'ultima ora, il vino migliore sul Calvario è la vita donata di Gesù. Non soltanto la sua, perché sull'esempio di Gesù poi tante vite sono state donate per amore. Allora la cosa più bella forse che si possa dire è che c'è in questo brano di Vangelo l'esempio di alcune vite belle. La vita bella delle donne, la vita bella del discepolo e la vita bella di Gesù. Vite belle perché sono capaci di passare, diciamo, dal nascondimento, da una vita nascosta, ad una vita esposta, esposti sotto la croce, a dire il suo amore, per il loro amore per Gesù, il condannato, e in un certo senso anche Gesù, che ci rivela il volto di un Dio che non se n'è stato lassù nei cieli nascosto, ma nel suo Figlio ci è venuto incontro e ha donato la sua vita per noi. Un caro saluto da parte di Don Maurizio Prandi, un arrivederci e un a risentirci a presto.